Buonasera cari amici di Live Music Lombardia, come di consueto io e Giusy facciamo alcune interviste insieme e quest'oggi abbiamo il piacere di presentarvi una tribute band di un artista molto molto particolare che tanti di voi conosceranno, ovvero il tributo a Vasco Rossi. Benvenuti ragazzi, magari dite come vi chiamate, che cosa suonate o che cosa... Allora, io sono il cantante Dani Vasco. Claudio, chitarra. Andrea, batteria. Frank, basso. Andrea, tastiera. Buonasera a tutti, benvenuti ragazzi, sono molto contenta di avervi questa sera qui perché io devo dirlo, faccio parte della combriccola del Blasco, c'è da dirlo, sono una fan, quindi sono molto contenta. Dove e quando nasce questo vostro tributo e perché la scelta del nome Brivido Vasco? Allora, tributo nasce come le vecchie band, no? I vecchi stili di band nate negli scantinati in un garage a provare tra quattro amici e tra cinque noi briganti qua, abbiamo deciso di formare questa band, proviamo a lanciare il gruppo, proviamo a fare Vasco. Io cantavo già nei karaoke, ma mi interessava più tanto di fare la band, poi tramite amici dai formala, facciamola, e da lì è nato e abbiamo preso il nome scusate, Brivido Vasco, perché è tutto un equilibrio sopra la follia, no? Siamo partiti dalla follia e abbiamo fatto sto brivido e sembra che viaggi, che stia andando bene. Sì. Dunque, come al solito, come prassi nelle nostre interviste insieme, Giusy vi fa delle domande tecniche mentre io arrivo, irrompo nella scena e comincio a farvi domande personali, quindi poi sta a voi scegliere chi risponde o chi no. A lui dopo gli spariamo sopra. Sì, subito, impallinatemi subito. Okay. Anzi, neanche a fine intervista, nel bel mezzo. Non fatemi finire, è un avviso. Okay. Dunque, allora, la prima domanda è perché hai scelto, bella, questa la rivolgo a te, perché hai scelto proprio Vasco Rossi con tutti gli artisti che ci sono? Ma guarda, io ho cominciato... Il mio primo concerto è stato quando avevo 12 anni sulle spalle di mio padre, quando Vasco cantò a San Siro, il primo San Siro, nel 90, fronte del palco, e mi portò lì e da lì divenne una mia cosa proprio, una mia scelta di vita, un mio secondo padre, diciamo. Ok? Quindi ce l'ho qua, lo porto qui. Si dice che quando ti piace una cosa la fai bene e ti riesce anche bene, no? A me mi hanno trovato loro, raccolto per strada. Tu sei fare Vasco, vieni con noi, facciamo Vasco. Ogni tanto mi sento un po' di vaffa, puntini, puntini, puntini. Ogni tanto bravo, ok, continua così. Andiamo ci avanti sta. Così, no? Ci sta. Che poi alla fine, che cazzo se ne frega a noi? Appunto, l'importante è continuare ad andare avanti per la propria strada. Mi sembra giusto. E appunto. E a me è andata bene perché non mi hanno ancora fucilato, quindi la prima domanda è andata. A te, Giusy. Dunque, beh, il risultato è sorprendente perché devo dire che riesci bene nel tuo intento. Okay, grazie, ecco, questa grazie. Domanda è più rivolta a te perché comunque come cantante ti chiedo cosa vuol dire anche essere Vasco a livello proprio, cioè, nelle note, cantando. Non è... Al di là che nel modo di vivere, nell'aspetto, ecco, proprio cantando Vasco. Non è semplice essere, ecco, Vasco, appunto. Perché Vasco per me, per loro, per voi è uno solo, rimane sempre uno solo. Noi, io almeno provo nell'interpretazione, nel portarlo in giro, nel fare tributi, ma non perché mi sento Vasco. Cioè, certo, no, provo no, chiaro. Comunque a portare in giro la sua musica e vedere quello che... cerco di trasmettere qualcosa alla gente, ecco. Ecco, come dicevi, non è facile perché io ho sentito cantare te, ed effettivamente riesci bene, ti faccio complimenti perché è vero, fare Vasco in quanto è unico, ed è vero anche nel modo di cantare, non è facile, per cui ti faccio i miei complimenti per questo, ecco. Ti ringrazio. Figurati. Dopo andiamo a prendere una birra? Certo, sicuramente. È nato un amore. Dunque, andiamo avanti. Aspetta, senti la mia seconda domanda.
Occhio che questa è tosta, eh. Questa è tosta. Sempre rivolta a te. Questo appena lo trovi in giro da solo, taglio la gola. Sì, 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 subito. Vi ho voluto bene. Dunque, speri mai un giorno di incontrare Vasco o lo hai già hai avuto già modo di incontrarlo? Allora, Vasco l'ho incontrato e conosciuto a Zocca nel 2007 in un bar dove lui frequenta spesso, che si chiama Bebop di Zocca. Era lì a leggersi la sua bella gazzetta dello sport. Poi sai, arrivando lì a Zocca, nel suo paese, comunque incontri tanti soldi, no? Che sembrano Vasco, dici è lui o non è lui? È lui o non è lui? È lui, non sai mai se è lui o non è lui. Io sono andato lì, stavo leggendo, poi comunque arriva con la sua Harley bianca lui, no? La mette lì, la parcheggia, arriva tranquillo. Io sono andato lì e ho detto Vasco, e lui mi fa, dai dai, fuori dal cazzo, sennò arrivano per i coglioni tutti. Proprio così, liquidato, sì, subito. Sì. Io ho detto, almeno un autografo me lo fai. Sì, sì, dai, ciao, foto, autografo. Tempo di 2 minuti è andato. Liquidato subito. E l'ho conosciuto in quella circostanza. Non ho mai avuto la fortuna di parlarci insieme, di poter farci un discorso davanti a un gentegno come fa lui, purtroppo. Sarebbe un po' il mio sogno, diciamo. Se avessi avuto un po' più di tempo, quali sarebbero state le domande che gli avresti fatto? Una domanda gli avrei fatto. Una sola. Come cazzo fai? Come fa? Come fa? Sì, come fai? Come fa? Sì, l'abbiamo già censurata. Ah, ok. Vai. Come fai? Come perché fa? Comunque uno stile di vita molto molto molto, il suo stile di vita che ha fatto è molto molto movimentato, ragazzi, ecco, concerto. Speriamo di rincontrarlo allora, però magari questa volta, dopo, insomma, come speriamo. Ti dedichi anche a lui, sarebbe il minimo, no? Ma guarda, noi ci dedichiamo tutti a lui, tutti certamente. È lui che è un po' troppo preso. Fino a settimana scorsa abbiamo suonato anche col bassista di Vasco a Varese. Ecco, ti interrompo perché ti stavo per fare questa domanda, sì, no? Okay. Ricordiamo al nostro pubblico il mitico Gallo, il bassista di Vasco, che salutiamo, tra l'altro, Claudio Golinelli. Ecco, ti faccio proprio questa domanda perché hai introdotto questa cosa. Com'è stato suonare con lui, anche per voi, nel senso la band? E che tipo è il Gallo? Allora, suonare con lui è una bella sensazione, ti trasmette proprio adrenalina, anche se magari non conoscendolo dici cazzo, Gallo è irraggiungibile, no? Poi quando te lo trovi di fronte dici però è una persona normale come te e me, cioè ride, parla, scherza, fa le battute, è una persona bellissima, splendida. Non è la classica cazzo, io sono con Vasco, sono un figo. Non è assolutamente così, è tutto il contrario. Mi fa onore, dai. È tutto l'opposto. No, è una splendida persona, è proprio bravo. Quindi suonare con lui com'è stato? È una bella scarica di adrenalina, una bella soddisfazione per tanti, per quelli che, come si suol dire, la gente che parla troppo, no? Quelli che spingono. Chiacchieroni. È una bella soddisfazione, gliela metti in quel posto e comunque tu sei in parte a Gallo. E nessuno parla più. Una spiegazione perfetta, devo dire che ottima. Non fa una piega. Dunque, arriviamo alla terza mia domanda ed è, cioè, nella vita che cosa fai, che cosa fate? Lavorate nell'ambito musicale o è semplicemente un piacevolissimo hobby? Questo per me è un hobby. Io faccio il barista di professione, quindi ogni tanto mi invio anche tra i clienti a cantare Vasco per i cazzi miei, però vabbè. È un modo per attirare clienti. Esatto, brava, bella pubblicità si fa. Marketing. E poi loro sono dei, io li chiamo professionisti miei. Ok, poi uno di loro, ma soprattutto tu che lavoro fai? Niente. Lui non fa niente, vedi? Lui non fa niente. È un lavoro, insomma, abbastanza okay. Ricercato, non è da tutti. Un sacco di lavori. Un sacco di lavori. Anche lui, io sono qua con te. Vabbè, con me? Io quelli che non faccio. Vabbè, stanno nell'anonimato. Mi piace essere nell'anonimato. Adesso non nell'anonimato, vabbè, qui taglia in giro, no? Cosa attenti, eh? Okay, ok, quindi sembra che l'unico ad avere un'altra occupazione sei ce l'ho tu. Io, ce l'ho io, okay. Tutto io. Torniamo un po' al tecnico, no? Vasco ha un repertorio grandissimo, vario. Ma voi, durante i vostri live, che brani prediligete o nessuno in particolare? Guarda, allora, noi di solito nei live
andiamo molto 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 sugli anni indietro, perché secondo me, almeno da parte mia, poi da parte loro non lo so, da parte mia sono le quelle che hanno scritto la storia, che hanno fatto la storia di Vasco. Concordo in pieno. Ok, e, tipo guarda, io sono un fan saccanito di Vasco, no? Però c'è una canzone che io odio, eh? Non è che odio, la canto, se me la chiedono, però a me la canzone è come, come riempi bene quindi a me. È da bimbo minchia, no? È da bimbo minchia, okay. Ma possiamo dirlo, però si può dire, eh? Scusa Vasco, dai, sai che Non la canti al bar quando devi attirare i clienti, sicuramente. No, beh, però no. Ok. Però ecco, ti dicevo, preferisco stare sui le... Vasco, non prendertela, però è così. No, beh, Vasco, tanto prima o poi devi vedermi. Ti ricapiterà. Per forza. Mi tiro uno schiaffo per la vita. Vabbè, preferisco stare sui brani vecchi, tipo Corpo d'Alfredo, Portatemi Dio, Siamo Solo Noi, Vita Spericolata, Non L'hai Mica Capito, Gli Spari Sopra, c'è chi dice no, Selli, Gabri, quindi un repertorio comunque più senza indietro. Parole, Domenica Lunatica, ti immagini, quelle che hanno scritto la storia, no? La storia del Vasco. Esatto, perché è con quella che ha trasmesso sensazioni, te le trasmette anche adesso, però con quelle vecchie ci sei dentro, no? Ok, io sono arrivato all'ultima domanda, che forse è quella, diciamo, un po' più importante tra virgolette rispetto a tutte quelle che vi ho fatto, ed è e sono i contatti, cioè siccome siete una band che si rifà ad un grande artista, e ovviamente solamente sentire Vasco Rossi sarebbe bello, ma in un certo senso limitato, perché sarebbe bello anche sentire il vostro genere, il vostro repertorio. Ecco, dunque, dove seguirvi? Allora, ci potete trovare su Facebook a Brivido Vasco, cercate in Facebook Brivido Vasco, vi esce fuori tutta la band, tutta la le nostre date, i nostri eventi. E posso ricordare anche qualcosa? Allora, certo. Ricordo che adesso abbiamo il 13 di febbraio, saremo a Urniano. Ecco, dite un po' le vostre date live insieme ai contatti, perché allora, comunque così il nostro pubblico vi segue. Saremo in acustico a Urniano, a Bergamo. Il 21 di febbraio saremo al Garage Club di Grassobbio con ospite Claudio Gallo Golinelli per la seconda volta. E a maggio saremo con i quattro membri di Vasco, che sarebbe Claudio Golinelli, Cucchia, Clara Moroni e Soglieri. Con il Brivido Vasco, sempre al Garage Club di Bergamo, Grassobbio. Complimenti, mi raccomando amici, seguiteli, prendete nota. Grazie per essere stati qui con noi. Grazie. Aspettiamo di ascoltarvi questa sera, sì, mi raccomando. Grazie a voi. Simpaticissimi, e io e Giusy vi ringraziamo e vi diamo l'appuntamento ad un'altra imperdibile intervista, sempre per Live Music Lombardia. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao!